Anche quest'anno ad Aleppo abbiamo pensato a fare un regalo bellissimo ai nostri bambini. E l'idea dell'oratorio estivo, che già da 3 anni è ripreso come progetto a favore di tutti i bambini di Aleppo. Adesso stiamo proprio iniziando anche questo oratorio nel 2018. Qual è la novità di quest'anno a livello dell'oratorio? L'anno scorso abbiamo accolto 860 bambini nel nostro oratorio, ma era l'unico oratorio funzionante oltre a quello dei frati salesiani. Invece quest'anno abbiamo pensato un po' di espandere questa idea. Abbiamo parlato con diversi nostri sacerdoti, amici, parroci ad Aleppo, delle diverse chiese orientali, cattoliche e ortodosse, e abbiamo proposto a loro di iniziare proprio questa idea di raccogliere i bambini in oratorio nelle loro chiese, e che avremmo potuto assistere loro dal punto di vista organizzativo e anche dei sussidi formativi e anche dal punto di vista materiale. Fino ad oggi, oltre al nostro oratorio che si fa alla chiesa di San Francesco di Assisi, abbiamo adottato 7 altri oratori estivi. Il bene di questa idea è che invece di raccogliere soltanto 500 o 800 che sono questi bambini, riusciamo ad accogliere più di 1200, 1300 nelle diverse varie chiese, dando la possibilità ai sacerdoti che hanno problematiche o limiti o di difficoltà di qualsiasi tipo di partecipare con noi a questo servizio molto prezioso, sia per i bambini sia anche per tutte le loro famiglie. E approfitto di questa occasione per ringraziare le parrocchie che già sono in gemellaggio attraverso gli oratori loro con il nostro oratorio ad Aleppo, e ringrazio poi anche tutti i parroci e tutti i responsabili degli oratori, catechisti, volontari, per proprio questa adesione che manifestano quest'anno con questa idea. E ringrazio anche il personale, tutti gli amici di Pro Terra Santa che proprio ci stanno aiutando in vari anche campi e anche in questo. E il lavoro sempre è quello che abbiamo voluto noi lanciare quest'anno, il lavoro della missione, il lavoro pastorale ad Aleppo. Non è un lavoro di una persona o di una sola comunità, ma un lavoro comunitario con tutti i sacerdoti a livello delle chiese locali ad Aleppo, ma anche un lavoro comunitario a livello di tutto il mondo, e questo si vede con questi vari gemellaggi che iniziano anche quest'anno proprio partendo dalle parrocchie italiane. Great guys, bye bye.